Inauguriamo questi vlog di agosto con una video risposta e una pessima illuminazione. Mi sembra di essere tornato veramente al 2016. Perché c'è stato un commento molto interessante sull'ultimo vlog che ho postato di, mi sembra, Andrea Giachetto, che parlava del fatto che, insomma, io stavo cercando di fare tante cose, di tracciare tante cose, e che anche lui nella sua vita aveva visto che c'è questa tendenza, ma poi quello che dà più frutti è un po' concentrarsi su le cose principali della vita, quelle che ci danno più soddisfazioni, quelle che per noi sono più importanti. E ho deciso di parlarne in video perché la risposta è molto lunga, articolata, e penso che sia molto calzante, specie dopo l'uscita del video di recap di luglio, in cui comunque uno si rende conto che molte delle cose che avrei voluto fare sono rimaste indietro. E quindi parlo di questo tema anche per ribadire a me stesso, per spiegare magari nei vlog, che per me queste componenti mostrate nei vlog sono già un po' la minoranza della mia vita. È una piccola componente che esula dal lavoro, dalle mie principali relazioni sociali, anche da alcuni altri hobby, se vogliamo, no? Forse la parte più grande della mia vita che viene mostrata in questi vlog è quella legata al fitness, alla dieta, che comunque prende una parte più piccola di quella che non dovrebbe. Per me l'idea di questi vlog è proprio quella di assicurarmi che questo 5-10% del tempo della mia vita sia dedicato a cose che mi piacciono, che mi interessano, ma che ho scelto io di perseguire. Cioè, mi sono reso conto che, a prescindere da quello che sta succedendo nella mia vita lavorativa, personale, quanto io sia impegnato, quante cose da fare, c'è sempre una quantità di tempo che io riesco o non riesco a non dedicare ad attività, chiamiamole ludiche se vogliamo, ecco, escludendo la parte dell'attività fisica. E penso che sia così per la maggior parte di noi. E per me questa è un po' una sfida. Cioè, mi sono detto, Tommaso, questo tempo prova a dedicarlo a delle cose che hai scelto con coscienza. Ti sei messo a tavolino e hai deciso che per te scrivere al computer in maniera più veloce è importante. Ti sei messo a tavolino e hai deciso che per te parlare 5 lingue è importante. E quindi, almeno con la scusa di poi farci dei video, di documentare un po' il percorso, invece che spendere quei minuti extra su Netflix, fai quello. E nel mio caso non è neanche sostitutivo al tempo di puro relax, perché quello magari è tempo che spendo col mio cane quando non vlogo mentre porto fuori il cane, con la mia ragazza, con i miei amici. Cioè, ripeto, sono tutte cose che sono tagliate fuori da questo vlog. Forse non dovrei, forse sarebbero più interessanti includendo queste componenti, ma poi penso diventerebbe una componente un po' troppo invasiva della mia vita per il momento che sto vivendo, per come sono fatto io anche, cioè già fare questi video di me stesso al telefono col fold aperto, cioè sembro veramente un alieno e mi sento in super imbarazzo. Non a caso lo faccio in una via sperduta e di notte. Quindi ci tenevo a fare questo piccolo appunto, poi magari approfondirò anche in altri clip nel corso della settimana per spiegare un po' la mia posizione. E quindi sì, mi metto tanti obiettivi, so che magari molti sono anche non raggiungibili, però è un motivo per me per spingermi a fare di più, a fare cose più interessanti. So anche che sono in un momento in cui, specie al lavoro, c'è veramente tantissima roba da fare, è un qualcosa a cui voglio dare la priorità. Ho anche tanti elementi importanti della mia vita, quindi magari adesso riuscirò a fare meno di quello che ho previsto e magari in futuro riuscirò a fare di più. Ho una lista di come vorrei Tommaso a 30 anni, cerco di fare più tic possibile. Poi magari arriverò lì, mi accorgerò che 10 punti non sono stati raggiunti, 5 li vorrò ottenere per il Tommaso a 35 anni, 5 li cancellerò e 5 altri verranno aggiunti. E si andrà avanti così. Si aggiusta, è proprio come direbbero i giovani, nel chilling. E anche senza nessuna forma di risentimento verso me stesso per non aver fatto quello che avrei voluto fare. Cioè, io posso essere deluso, magari del fatto che non mi sono impegnato abbastanza, posso riflettere su come posso migliorare, cosa posso fare di diverso. Quello, secondo me, è utile. Quello che non farò è mettere a fustigarmi perché questo o quell'altro obiettivo sulla lista dei 30 anni sta andando peggio, voglio usarlo come fuoco positivo. Per adesso mi riesce, poi magari in futuro non mi riuscirà più e quindi dovrò cambiare approccio. Questa è un po' la filosofia di questi vlog. Spero che questi 6 minuti siano serviti un po' a spiegare e magari anche a ispirare un po' di voi a pensare
prendere un approccio simile. Poi io sto testando questo approccio per me, magari funzionerà, magari no, magari diventerà un libro, magari diventerà una cagata, magari verrà studiata come l'idea peggiore della storia sui libri, ma si testa e penso che invece testare, provare, sperimentare sia già stata messa sui libri di storia come una buona idea, quindi seguo questa filosofia.